Isaac, abbiamo fatto delle partite a vittoria sconfitta, vittoria sconfitta. Quindi in teoria questa dovrebbe essere una partita vittoria. Sorridi, sei su Candid Camera e iniziamo. Merda, subito così. Oh, ma dai, stavo per dire. Le scorse partite ho fatto degli errori veramente grossolani. Da uno che ad Isaac ci gioca, però ci è andata di culo. Ma non così tanto, soprattutto perché facendo la serie, appunto, gioco solo quando devo registrare, ora come ora. Sono stato stupido. Invece di registrare dopo aver fatto magari un 200 ore, no. Registro immediatamente, ancora prima di sbloccare It Lives. Best YouTuber EU. È inutile, non vi sto beccando, ma perché non voglio avvicinarmi lì. Non voglio. Stai lontano. Monetina e abbiamo già 13 monete. Carino, carino, un mini monstro. Quindi giochiamocelo come si deve, il mini monstro. Magari non facciamoci colpire dal fuoco. Ho una chiave, la sfrutterei per il baule qui. Col mini baulino e non ho più chiavi. Che cazzo, è una matriosca sei? Il mini monstro fa il suo dovere. Ok. Uff, uff, cosa ho schivato lì. Andiamo subito a sfondare il boss? Oppure non abbiamo chiavi. Niente, niente. Ah, aspetta, però le potremmo trovare così le chiavi. Baulino? Ah, vabbè. Lo stiamo sciogliendo con un piccolo mostro. Guarda che roba! È un HP up. Ci siamo saltati una stanza. Io andrei a vederla perché con 13 monete, magari se trovassi una chiave, a parte che aprirei quel baule maledetto. Ah! Vabbè, ce le teniamo per dopo. Va bene lo stesso. A volte sono contento del mio cervello. Ma spesso e volentieri molto meno. C'è un arcade, ma no, io voglio il negozio prima. Ed eccola qua, chiave. Allora premiamo i bottoni prima. Un soul art. Ok. E due moschine. Vabbè. Fa danno, dimmi che fa danno. Ci serve una chiave per andare nel negozio. Però, sguscio via. Sì, fa danno. Fa danno? Sì, fa danno. Bene, 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 bene. Chiave, perfetto. Torniamo su, negozio. E pay to win. No, non mi piace proprio. Però possiamo cambiare. Dai. 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 Però neanche 16. 15. Cos'è questo? Lo prendo. 1 più 1. Boom. Quante troll bomb che stanno massacrando a vicenda. Vabbè, ma io sono anche stronzo a premere i bottoni, però dai. È mai successo qualcosa di bello premendo i bottoni? Non credo. Ma neanche nella vita vera, ci sono ancora un paio di stanze da visitare, però il boss lo farei subito. Oh, mostro. Ho rubato uno dei tuoi cuginetti per farti il culo. Mamma mia, l'abbiamo sciolto. HP up e patto col diavolo. Dio mio, aspetta. Prendo lui. E mi fermo qui. Andiamo a vedere l'altra stanza. Era una stanza del sacrificio. Ciao, grazie mille. Non ho più risorse, ho zero bombe, zero monete. Però le ho, credo, sfruttate almeno decentemente, discretamente. E cuore in più. Dai, non mi spingere. Stanza con l'unica chiave che abbiamo. E non possiamo fare niente, quindi la prendo. Che cazzo, proprio l'oggetto più stupido. Isaac, facci una recensione della filmografia di Paolo Ruffini. Troppo? Dai, scherzavo. Tutto doppio, due bombe. Cacca, che non mi dà mai niente. Ovviamente il pipistrello mi doveva colpire. Cacca, niente. Dai. Che rompicoglioni che siete. Io però non potevo trovare oggetto più stupido a inizio run, veramente. C'è una runa che se fosse... Vabbè, cacchiamo intanto. Se fosse abbondance, quella runa lì, potremmo usarla per benino. Destruction. Vabbè, Destruction però, se non mi ricordo male, non fa danno, ma distrugge soltanto le rocce. È vero? O sto dicendo una cacata? C'è un'altra stanza sotto. Sto perdendo più cuori del previsto ad andare in giro. Provo questa. Sì, ha solo rotto tutti i funghi. Ma porca puttana. Vedi come si perdono le run, vedi? Vabbè, almeno recupero un cuore. Tiè. Ho un paio di cuori di scorta. Magari la stanza del sacrificio potrebbe regalarci emozioni. Emozioni? Mamma mia, che emozioni. Emozioni? Niente. Io lui non lo volevo come boss perché è veramente una merda. Parte all'improvviso senza preavviso ai 240 km orari e non è una bella cosa, però l'abbiamo disintegrato. Speed shot speed up. Meglio che una cagata.
Oh, Curse of the Unknown. Bene. Era proprio... Oh, ho sbagliato. Merda, sono uscito dalla stanza per sbaglio. Mi ha dato una moneta la cacca sto giro. Facendo una fatica a schivare, non so perché. Però monetina 14. Cacca, dammene un'altra a sto punto. Ma figurati. No, mi sono fatto colpire già due volte. Già due volte. Monstro ci sta aiutando da morire. Sto già incazzando con questa run qui. Non è buono. Non sono neanche a metà e mi sto già incazzando. L'unica cosa che ho decente sono i minion. E devo sfruttare loro, le mosche e monstro. No, ma guarda che cazzo. No. Non ce la sto facendo. Non so quanti cuori ho, ma sicuro sto per morire. E ho 15 monete. Ma non ho la chiave. Chiave! Ah, però no. Mi serve per la stanza col tesoro. Mi serve per forza per quella. Non posso assolutamente... Dai. Non è esploso niente da lì. Mi ha colpito. Merde tutti voi! Almeno ho trovato un'altra chiave e la stanza del tesoro. Laser! Ok. Grazie. Cacca, niente. Il laser mi interessa, però prima entro nel negozio. No, io volevo il negozio. A me non me ne frega un cazzo di te. Io volevo il negozio perché sto per morire. Sei una merda. Sei veramente una merda. Guarda che casino sta facendo. E io muoio adesso. Guarda come muoio, eh. Guarda lì, ma l'H mi ha aumentato la fortuna e sono stato colpito all'ultimo. È inutile che sorridi, mi fai ripudio. Tu esplodi e dammi cuori. È incredibile, mi tocca giocare. Mi tocca giocare alle macchinette. Bimbi, non fatelo a casa. Non ho più vinto niente. Oh, grazie a Dio. Dammi altre monete che mi servono, dai. C'hai 50 centesimi, c'hai 500 lire. Mi hai dato anche un cuore. Dai, un altro cuore. Oh, un altro cuore. Vado via, grazie. Vabbè, magari mi riprendo le robe mie. Oh, qui c'è una stanza segreta? Ma che? Vado via perché io non so quanti cuori abbia in questo momento e non voglio rischiarmela ancora di più. Guarda lì che roba. Oh. Non muore mica? Oh, finalmente. Grazie. Interessante. Allora, prima quello d'oro. Va bene. Però sono riuscito a farlo tutto senza danni. Cacca, ti prego. Niente. Ragni, ciao. Io per punizione di avere tanti cuori mi faccio la stanza così. Oh! E siccome io mi sono rotto le balle di trasformarmi in Guppy, prendo lui e mi piacerebbe dare qualcosina anche a lui. Oh! Poison Touch! Vabbè, dai, facciamo che sì. Andiamo tutto a sinistra per ora. Di non farci massacrare dai nemici, magari, Però, che cosa bellina, grazie! Il piercing shot non ci serve perché abbiamo il laser. Se trovassi BFF sarebbe epocale. Steven! Vi faccio vedere cosa fa il Bloodsucker, che con difficoltà lo sta facendo in questa stanza. Fa danno a contatto se riesce a prenderlo. Bravo, bravissimo. Abbiamo trovato il boss, ma mi sono accorto di non aver ancora trovato la stanza del tesoro, che brilla molto più dell'oro perché l'amore vale molto di più. Due. Niente. Nulla. Uno. Anche se Steven ha aumentato di poco, il danno lo noto, perché ci metto molto meno col laser a uccidere le cose. Oh no. Oh no. Scusami, Mega Tears con il laser? Che cazzo vien fuori? Vien fuori che sono diventato un abominio della natura. Dai, tripletta! E il danno non riesco a capire se... perché le Mega Tears fanno veramente tanto danno, però... Non sono sicuro che stia funzionando come avrebbe dovuto il Mega Tears, proprio perché ho laser. Abbiamo anche sbloccato il patto col diavolo. Ah, giusto, l'avevamo già sbloccato il patto col diavolo, niente. Ciao, grazie. 47 monete. Sarebbe ora di un bel negozietto, che dite? No, il danno c'è. Voglio vedere con una doppia cacca se troviamo qualcosa. Oh, Static Tears. Ah, è quella che mette l'elettricità statica tra le lacrime, ma io ho laser! Vabbè, non è che mi posso lamentare, però mamma mia che sfiga di poca sinergia con gli oggetti, cazzo. Negozio, ho trovato Hivemind, che va bene solo con un minion mio. Vabbè, però magari un bel black heart per festeggiare. Niente, un nemico, vado via. Dai, mamma! Facciamo il culo, ok? A posto, il danno c'è. Tears up. Non ho tears, però ho le mega tears, quindi magari qualcosa fa. Cacca, niente. Andiamo giù.
passiamo la prima, il primo Womb senza The Emperor e poi usiamo The Emperor. Cazzo, cazzo! Guardate sto occhio maledetto. Tra l'altro ogni tanto mi tocca guardare la stanza mia vera di casa mia e non la stanza di Isaac perché il rosso mi distrugge i colori degli occhi, me li distrugge completamente. Ecco, in questo caso ho preso danno e non l'ho neanche visto, perché adesso il rosso dello schermo sta iniziando a fondersi con le mie retine, la mia cataratta, e inizio a non vedere più nulla. Se per caso dovesse bloccarsi all'improvviso il gameplay, mi raccomando, chiamate aiuto. Oh mio Dio, finisce male qua. Oh mio Dio, finisce male! No, non è vero! Perché c'è un lucchetto a caso qua? E la mia curiosità mi spinge ad aprirlo. E che cosa serviva? Sono stupefatto dalla mia stessa idiozia, ma effettivamente era una cosa un po' strana. Oppure prima della stanza c'era qualcosa che non ho visto. Non lo so. Tra l'altro non vi sto neanche facendo vedere tutte le volte che io uso la cacca a fine di ogni stanza, come adesso, perché non mi sta dando più niente. Boss fight, The Fallen, way là. Stiamo attenti, stiamo attentissimi. Ok, forse non serve neanche stare troppo attenti. Mi ha colpito! Mi salto tutto questo piano. Uso l'ultima cacca. È l'ultima cacca. L'ultima. Ah, beh, non mi serve, però grazie. Vai! Oh, cazzo. Che brutto danno che ho preso, stupido. Devo stare un po' più lontano, non riesco a schivare, se no. Ed è morto. Yes, ce l'abbiamo fatta. Oh, l'ultima cacchina! Che non ci ha dato niente. Se non è questo un riassunto dell'esperienza che è per me Isaac, non so cosa sia.